Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Libro di Isaia, capitolo 45, versetto 18. L'unico Dio. L'enorme varietà di religioni presenti nella società odierna produce nella mente dell'uomo una confusione sempre più grande. Dinanzi a questa realtà, le reazioni sono diverse. Alcuni si aggrappano a quanto la tradizione gli ha tramandato, mentre altri non credono nell'esistenza di Dio. Tutto questo infonde nel cuore dell'uomo quell'incertezza che si perpetua nel tempo. Esiste Dio? Qual è il vero Dio? L'uomo trova il vero ed unico Dio soltanto nella Sacra Scrittura. La parola di Dio rivela l'esistenza di un solo ed unico Dio. Io sono il Signore e non ve n'è alcun altro. Libro di Isaia, capitolo 45, versetto 18. Nella Scrittura sono rivelate le prove che esiste un solo Dio. Prima di tutto, Dio si rivela quale unico creatore. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose senza che vi fosse alcuno con me. Libro di Isaia, capitolo 44, versetto 24. In secondo luogo, Dio si rivela quale unico Dio. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Libro di Isaia, capitolo 44, versetto 6. Questa stessa identità è attribuita a Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. Libro dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 18 e capitolo 2, versetto 8. Infine, Dio si rivela quale unico Salvatore. Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Libro di Isaia, capitolo 43, versetto 11. Per questo motivo l'uomo troverà unicamente la salvezza se crede nell'unico vero Dio. Caro lettore, il Signore rivelatosi nella Bibbia sarà il tuo unico Salvatore se tu credi e lo invochi. Il credente non vive nelle incertezze o nel dubbio, perché da quando ha creduto nell'unico Dio ha trovato certezze.